deve avere ogni giorno nuove idee, rayonot chadashim, dice Ram. Però ogni giorno delle nuove idee, ogni giorno avere nuovi pensieri, nuove idee nel senso cose da fare o come servire Dio, avere sempre, come si dice, avere dei nuovi rurim, vuol dire delle nuove scintille dentro, ah, voglio servire Dio meglio così o meglio così. Come si dice, non dire ho fatto una decisione, adesso servo Dio così 20 anni, no, ogni giorno, perché ogni volta abbiamo bisogno di avere una chadasha, vuol dire una nuova fede. Totalmente nuova fede, una speranza nuova. Così deve essere ogni persona. Ogni persona con gli udivi udì deve avere ogni giorno nuove speranze, nuove idee. Perché? Perché ogni secondo la creazione si rinnova. C'è scritto che Dio ogni giorno rinnova la creazione, vuol dire che è come se ogni istante c'è un nuovo upgrade. Per quello che Rabbi Nachman ha sempre detto, io non sono mai stato fermo nello stesso posto, non sto mai. Sempre devi andare, sempre. E prima vedevo, come dice Rav qua, dice che anche quando ti sembra che sei incaduto, che sei in una caduta, no, non sei caduto. Cioè ti sei predisposto di fare queste mitzvot, non riesci a farlo. Non è una caduta, fa parte della salita, non ce la fai, ce la fai dopo. Ogni volta di continuo sei in movimento. L'importante è uno che è caduto e che ha mollato del tutto la ricerca di Dio. Allora quella si chiama caduta. Però se ieri pregavi 20 ore al giorno, studiavi 20 ore al giorno Gmarà e pregavi 3 ore al giorno, e adesso invece lo fai mezz'ora al giorno, anche non è una caduta, fa parte della salita del prossimo livello. E bisogna sempre avere nuove idee di come avvicinarmi di nuovo, perché tutto il tempo la creazione si rinnuova, ha degli upload di continuo l'upload, e ogni giorno scende una shefa, una bracha nuova, una nuova benedizione dal cielo. Ogni giorno ognuno riesce a acchiappare quello che si è preparato, no? Devi cercare di acchiappare, se hai delle nuove idee, devi cercare di acchiappare quello che sta girando nell'aria adesso. Abbiamo detto che da queste ondate di benedizione che viene, o di idee nuove e di nuovi upgrade che vengono nel mondo, i malvagi hanno, si chiama i Rurei Tshuva, così dice Rabbi Nachman, vuol dire che hanno una scintilla che dice, wow, magari la strada che sto facendo non è quella giusta. Un ladro, un killer ha un pensiero del genere quando ogni giorno di nuovo ha un pensiero nuovo del genere. Però come dice Rabbi Nachman, anche lo Yetzerara, l'istinto al male, poi diventa ancora più forte dentro di lui. Perché? Perché non lo vuol far tornare sulla retta via, Nachon? Quindi di continuo abbiamo detto che i malvagi hanno una marea di Rurei Tshuva, vuol dire che anche i malvagi hanno una marea di pensieri, forse quello che sto facendo non è giusto, però sappiamo che l'istinto al male diventa ancora più forte dopo, per dare il libero arbitrio, per dare la possibilità che sono pari. E dice come quando ogni volta che ognuno di noi ha un istinto, una scintilla che vuol tornare a Dio, lo Yetzerà si fa ancora più forte, come una guerra. Quando si sente che lo stanno per accoppare, sta per finire, tira fuori tutte le forze e dice now or never, no? O adesso o non ce la faccio più. E come si dice, quindi i malvagi da questi nuovi upgrade che ci sono sempre nell'aria hanno queste scintille. Almeno noi, dice Rav, cerchiamo di tirar fuori qualche pensiero buono. Qualche pensiero nuovo buono, di iniziare magari a servire Dio così, facciamo una buona azione così, non so, piuttosto ti viene in mente, dai, organizziamo un camion di verdure per i poveri, piuttosto che, non so, vai a fare altre mitzvot. Ognuno di noi, come si dice, avere sempre nuovi stimoli, aiutano una marea. I pensieri che ci fanno essere... come si chiama? Pigri. I pensieri di pigrizia sono i contro questi upgrade, ok? Quindi dobbiamo sempre cercare qualcosa che ci alza, fa alzare dalla sedia, che ci fa staccare dallo schermo, no? Ci sono pensieri positivi senza fine, come sentivamo prima nella canzone Machshavot Tovot, no? Machshavot Tovot, cosa vuol dire? Buoni pensieri, di continuo dobbiamo avere buoni pensieri e dobbiamo avere delle rezzonot tovim, vuol dire delle volontà buone. Rabbi Nachman dice che tutto dipende dalla razione, vuol dire dalla volontà che uno ha. Mi ricordo che quando ho iniziato a tornare a Bichuva mi dicevano se uno ha dei pensieri positivi, Dio glielo calcola come una mitzvah, per esempio. Allora io gli dicevo, ma è facile, allora io sto,
sto a casa e dico io voglio avere una yeshiva, e quando arriverò in cielo avrò una yeshiva, così dicono. Cioè, tu stai a casa e dici riconosciamo, io veramente voglio avere una yeshiva. Allora mi ha spiegato, è vero che è così, se tu hai provato con tutte le tue forze a avere una yeshiva e poi non ce l'hai fatta, beh, dai che si chiama che hai volontà, d'accordo? Oppure vuoi avvicinarti a Dio, provi in tutti i modi, io voglio. Il Rav Shalom Arush dice sempre che come fai a far vedere qual è la tua razione, la tua volontà, se ogni giorno ti fermi e parli con lui, dici, io voglio smetterla con le droghe, lo voglio, veramente voglio smetterla con le droghe. Veramente, anche se dopo 5 minuti vai, prendi le droghe che devi prendere, piuttosto che voglio smettere con l'alcol, qualsiasi cosa che tu parli a lui e chiedi a lui di aiutarti a uscire da quello, vuol dire che lo vuoi. Se una persona parla con Dio e chiede a Dio sistematicamente ogni giorno qualcosa, che vuole uscire da un qualcosa, allora si chiama un megaleta razzoncelo, vuol dire che scopre la sua volontà e quello vuol dire che lo vuoi. Se poi cadi di nuovo, già, come si dice, non è più nelle tue mani più di tanto. Perché? Perché comunque tu hai fatto vedere che Dio, io non la voglio sta roba. Mamma, io non la voglio. Veramente non la voglio. Mi sono successi casi, Baruch Hashem, belli estremi, di chi ti chiama e ti dice, vado a comprare adesso la droga, senza fare i dettagli. Ma non lo voglio. Ma con la cavod, veramente con la cavod che... Vai a comprare e dici che non lo voglio. Dì ad Hashem, Hashem, non la voglio sta roba. Baruch Hashem, ci sono storie, poi arriva a casa, la butta via. Baruch Hashem. Il punto è ogni volta le galote tarazzol, far vedere le nuove volontà. Hai superato una roba, Baruch Hashem, non ti droghi più. Adesso diciamo, Hashem, io non voglio più essere tirchio. Oppure, Dio, ti prego, fammi pensare sempre bene di ogni persona. Ti prego, fammi vedere il bene in ogni persona. Io, mamma, io questo è quello che voglio. Pitom arrivi per strada, vedi uno e dici, guarda, quello è un ladro, quello vai, torni su il giorno dopo e dici, di nuovo sbagliato, ti prego, fammi vedere il bene in ogni persona, ti prego, fammi vedere il bene in ogni persona. In ogni situazione dove sei, dice Rav, sicuramente c'è del bene in ogni situazione. E quindi il nostro lavoro è trovare i punti buoni in qualsiasi situazione. Ieri, abbiamo studiato l'Ikutei Halachot, almeno a me ha avuto un grande cambiamento, perché cioè mi ha aperto un punto che ogni volta diciamo bisogna dire grazie a tutto a Dio. Beh, ovviamente Dio fa tutto per il bene, tutto quello che succede per il bene, ovviamente. Però Rabbi Natan Medayek vuol dire che puntualizza che noi dobbiamo dire grazie di tutta la bontà che Dio ha con noi. Cosa vuol dire? Che quando una persona ha dei dinim, cosa vuol dire? È in processo, hai qualcosa che è successo non buono, d'accordo? Una persona può essere caduta in motorino, può gli taglia la mano o non sta bene, noi non dobbiamo dire grazie di questa cosa qua, no? Cosa vuol dire non dobbiamo? È un livello enorme per chi vede, però noi, il nostro lavoro, dice Rabbi Natan, non so, ieri per esempio, ti faccio un esempio che è più facile da capire, ieri a me è saltata la luce a casa alle 8 di sera, amata se, cioè, piuttosto dice, ma anche i bambini tutti, accendi le candele per in casa, però devono andare a dormire, cioè le robe, fa freddo, devi accendere il riscaldamento in casa, come si dice, dovevo aggiustare l'elettricità, io metto su, non sapevo cosa fare. Chiamiamo un elettricista, voleva 700-800 shekel, dipende, per venire di notte a mettere a posto. Sono 200-300 euro. Baruch Hashem, aspetta, ho chiamato il vicino, un altro amico che fa, te la faccio breve, 50 shekel, sono 10 euro, ho chiuso tutto, ho comprato roba già sistemata, in strada, poi parlavo la sera con mia moglie, secondo quello che dice Rabbi Natan, io non devo dire, cioè il mio lavoro, quello che Rabbi Natan ci insegna, non è di dire grazie al fatto che è saltata la luce, ma di trovare il bene nel fatto, anche nel punto che è saltata la luce, dire, ok, me la meritavo che saltava la luce, non so come mai, sicuramente, non so come mai, c'ho una lista senza fine di peccati che ho fatto e che continuo a fare, quindi è ovvio che ogni tanto mi devi tirare delle mazzate. Baruch Hashem, abbiamo visto che Rabbi Natan dice che Dio ce le manda piano piano, quando ci vuole bene ce le manda poche ogni giorno, invece di mandartene una grande, allora te ne manda poco alla volta, Messene, mi devi tirare le mazzate. Eccomi, adefo, netazchai.
הכל טוב. No, no, te le manda piano piano, non vuol dire che adesso non vuol dire che adesso, come si dice, devi dire grazie che me l'hai mandato. No, ma Hashem be me, Atah Rahman, tu sei pieno di pietà, puoi non mandarmi niente, puoi farmi finire tutti i miei problemi in un minuto. Io non voglio avere nessuna malattia, non voglio avere nessun dolore, non voglio cadere mai in motorino, voglio che la mia macchina funzioni per sempre. Valen, ogni tanto tu mi tiri qualche mazzata, adesso guarda anche nelle mazzate, guarda quanta bontà c'è dentro. La mazzata te la meriti, in un modo o nell'altro te la meriti, almeno io me la merito sicuro, tu magari no, ma in generale gli altri no, ma io me la merito la mazzata. Arshavi, il mio lavoro, che è anche più facile, fratello, è vedere che nella mazzata quanto chesed, guarda Kadosh Baruch Hu, guarda che mi hai dato un vicino che sa usare, sa muovere, sa lavorare con l'elettricità, guarda Dio che buono che quel vicino era a casa, poteva essere fuori. Mamma, non sapevo cosa fare. Ho chiamato l'unico amico che è elettricista, che abita vicino. Ho detto: guarda, ho la febbre a 40, non mi alzo dal letto. Ma ho detto: ma mi hai chiuso in tutti i lati. Ma ne a sé, no? Ho detto: chiama in internet uno, dai 7 ai 1000 scelte. Ho detto: ma adesso dobbiamo partire. Invece, alla fine, guarda come ti mette del bene. E questo è il lavoro che ti chiede Dio di fare. Dio ti dice: guarda come, quanto rachamim, quanta bontà ti metto in ogni cosa. Trova il buono in ogni situazione. Perché ovviamente il nostro corpo ogni volta ci vuole spingere la materialità a dire: questo non va bene, lui non va bene, quello mi ha fatto così, quello è così, quello è così. Ma il lavoro che ci insegna Rabbeinu è sempre di cercare i punti buoni, perché non esiste che c'è qualcosa che non ha del buono dentro, non esiste. E più trovi del bene nelle situazioni che ti sembrano malvagie, poteva succedere così, sei caduto in motorino, però Baruch Hashem c'è gente che è caduto in motorino, abbiamo degli amici che sono caduti per una caduta in bicicletta, hanno fatto 4 operazioni al braccio, ma Baruch Hashem non è niente, un po' di male qua, Baruch Hashem, non come si dice, non c'è già Sofrim che quando manca chi dice sempre di dire grazie, perché questo è il modo migliore di collegarsi con Akadosh Baruch Hu. Ti rendi conto che ogni cosa che succede per il bene, quando poi vedi la bontà che c'è in ogni situazione, allora cosa ti rimane da fare? Di grazie. Per me, io ho detto grazie, riconosco la mania, ma posso dirti qualcosa? Grazie, riconoscerlo, grazie che mi hai messo gente così carina intorno, gente che ha voglia di aiutare, grazie che i negozi erano aperti. Questo qua mi ha detto: no, non troverai mai nessuno aperto che vende ste robe alle 8:30, 8:40 di sera. Ho detto: che è una Bnebra che è tutto aperto, fino alle 11 sono andato tutto aperto, 3 minuti da casa. Grazie Shem che hai lasciato aperto. Cosa ti devo dire, Abel? Mamma, ti rimane solo da dire grazie. Per dire grazie ieri in Rav ci ha detto: ci sono due condizioni. Queste sono le due condizioni per dire grazie. Uno è sapere che, come se qualcuno ti sta dando qualcosa. Io adesso mi posso dirti grazie che respiro. Hashem, grazie che respiro. Lo posso dire solo se ci credo che è Dio che mi fa respirare. Cioè devi credere che qualcuno ti sta dando qualcosa. Se trovo qua 200 shekel, 1000 euro, non ti dico grazie perché non so che me l'hai dati tu, penso che li ho trovati. Quindi la prima condizione è sapere che qualcuno ti sta dando qualcosa, e la seconda condizione è sapere che ti sta dando qualcosa che non ti meriti, una cosa che non ti meriti. Marcia, mi merito di vivere, ma tutto il bene che mi fai, ma posso stare a studiare Torah dalla mattina alla sera, avvicinare 50.000 persone al giorno alla Torah. Vale ogni respiro che mi dai? Un respiro? Non vale. Non vale. Come faccio a dirti grazie? È una canzone che diciamo: Vea col cielo, le chashamai, mafa, erezkava. È tutto tuo. È tutto tuo il cielo, la terra. Come faccio a ridarti indietro? Ma sbirim, dico grazie. Ma se grazie, grazie. Qualcuno è contento di dire grazie. Ma cosa posso dire? Cosa posso farti un regalo? Cosa ti regalo? Il tavolo è tuo, il tavolo. Cosa ti regalo? Il mio tempo è tuo, mi stai dando da respirare. Quindi le due condizioni sono sapere che sto ricevendo qualcosa, e la seconda condizione è sapere che non me lo merito. Che non me lo merito. Il tuo capo ti dà al lavoro 1 milione di euro. Baruch Hashem, hai lavorato, tieni 1 milione di euro, è il tuo stipendio. Marcia, diciamo apposta 1 milione di euro per chi non lo sa, perché in modo che ognuno guadagni 1 milione di euro. Il tuo capo ti dà 1 milione di euro perché hai lavorato, eravate in accordo, non è un regalo, ok? Hai lavorato tutto un mese, il tuo stipendio è 1 milione di euro, arrivi a fine mese e ti dà 1 milione di euro, gli dici grazie? Gli puoi dire grazie che mi hai pagato in tempo? Sai, ci sono tanti
capi che hanno tempo da pagare da fine mese fino al 10 del mese. Allora gli dici: guarda, grazie mille che mi hai pagato in tempo, potevi pagarmi altri 9 giorni. I milioni di euro, adesso ci sono gli interessi alti, quindi se stanno altri 10 giorni guadagniamo un po' di più, invece me li hai dati. Come la cavò? Grazie. Gli dici grazie che ti ha dato i soldi? No, i soldi te li meriti, cioè hai lavorato. Quando uno ti dà lo stipendio, il tuo capo ti dà lo stipendio, hai lavorato, gli dici grazie? No. Gli puoi dire grazie che te l'ha dato in tempo. Aval, quando invece uno ti dà dei soldi che sai che non ti meriti, ti dà 1.500.000, prendi 500.000 in più regalo, allora gli dici grazie, perché? Perché non te li meriti. Quindi Mamash, quello che ogni volta dobbiamo ricordarci, ogni secondo a Kadosh Baruch Hu ci fa un botto di regali, un botto di regali. L'unica cosa che ci rimane da fare è soltanto dire grazie. Sono ragazzi, un ragazzo mi ha scritto un po' di tempo fa, mi ha detto: guarda, Edo, io ero a pezzi, come si dice, ero depresso, non ce la facevo, Baruch Hashem, non so come è finito sui video su YouTube, Baruch Hashem. Ha iniziato a prendere vitalità, Baruch Hashem, ha detto Edo, Mamash mi ha cambiato il Baruch Hashem, anche la discesa che hai avuto, il fatto che eri un po' giù e robe, ti ha portato a fare una ricerca. Evidentemente la vita che vivevi fino ad oggi, la tua anima non era contenta, devi dare da mangiare all'anima. Ho detto diverse volte, come dai da mangiare al corpo? Devi dare da mangiare all'anima. Il corpo ogni 3 ore, ogni 4 ore, anche se hai mangiato come un maiale, e vuoi mangiare dopo 3 o 4 ore, ok? 6 ore dopo, vuoi mangiare di nuovo. Quanto puoi rimanere senza mangiare? Otto davà la neshama anche. L'anima di ognuno di noi, più è grande l'anima, più ha bisogno del mangiare. E ti dicono, no, vieni qua. Quali sono le parole Torah? Solo Torah gli dà da mangiare. Torah, e la Torah poi ti porta a fare le azioni positive. Cioè puoi legarti con la Torah a Dio. Oppure ti puoi legare con la fede. Sentivo la Rabba Amram che diceva così. Dice, durante Shachrit, la mattina, quando leghiamo i tefilin, è come se ci sposiamo, come l'anello del matrimonio, giusto? Diceva Rastichli, Bezzeli come Ishpat, Bechese come Rami, vuol dire, mi leggo con te con giustizia e con giudizio. Cosa vuol dire? Mi leggo con te facendo tutte le regole, come me le dici, E poi di nuovo dice Barastikli Bemunah, e mi leggo con te con la fede. Dice Rav Amram, dice, hai due modi di legarti: o fai tutto come si deve, secondo le regole, che non hai un pensiero negativo di nessuno, non parli mai male di nessuno, che studi, ogni benedizione la fai giusta al coso, con la kavod, come dicono. Rav Ovadia non alzava, raccontavo l'altro giorno ai miei figli, Rav Ovadia, secondo noi, stiamo parlando di uno tzaddik della nostra generazione, di suo figlio, che il Rav Avraham Yosef raccontava che le poche volte che la moglie gli chiedeva di aiutarla in casa era aiutarla a dare i bambini. Ah, te l'ho detto. Che è? Ma faceva. Il Rav Avraham Yosef faceva da mangiare, e il Rav Ovadia Yosef studiava, e intanto gli dava da mangiare così. Il Rav Avraham Yosef diceva, litigavano per prendere da mangiare. Ho sentito io il figlio del Rav Ovadia che lo racconta, che oggi è il Rav Rashi di Rulonza, di che enorme. Il figlio, guai. Però per dirti, una volta andato a trovarlo, 20 minuti, il Rav Avraham Yosef era davanti a lui. Il Rav Ovadia Yosef non ha tirato su la testa 20 minuti. Stava scrivendo una risposta, non ha tirato su la testa a vedere chi c'era intorno a lui. 20 minuti, c'era il figlio, ha detto, Bini, cosa fai qua, figlio mio? Ha detto, papà, passavo da Jerusalem, sono venuto a trovarti. Fa, ma quanto tempo sei qua? Gli ha detto, 20 minuti. 20 minuti, vai subito a studiare, peccato, peccato, la gente ha bisogno che insegni, che studi, vai, vai. Mi ha mandato subito via. Cioè, così ti leghi, Bezzele come Mishpat. Tommeon. Noi non siamo, almeno io, non sono a quel livello. Come dice la mamma, mi dice, ti leghi nel secondo modo. Cos'è Bemunah? Con la fede. Cosa vuol dire mi leggo con la fede? Qualsiasi cosa che succede io trovo la bontà di Dio. Al lavoro il tuo capo ha dato a tutti l'aumento, a te non l'ha dato. Ma Hashem, si vede che Hashem non voleva che avevo più soldi. Avevo ancora 100 euro in più e entravo subito con l'ego. Avevo l'ego. Mi davano giorni di vacanza in più di quelli che potevo, chissà quanti peccati facevo. Invece Dio mi ha detto no, tutti hanno le vacanze e tu non hai le vacanze. Vedi il bene in ogni situazione che ti manda. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. Molte volte una persona dice no, io non valgo. Ma anishave, d'accordo? Ma chi sono io? Ma posso...
ci sono così grandi tzadikim, invece il Aruch Shulchan, che è uno dei mefarshim che ha scritto tipo Alachot, diciamo, addirittura anche Alachot sul come si dice, su Efer Paradoma, sulla polvere della mucca rossa, cioè fai te, ha scritto le Alachot del Beit HaMikdash, è uno da paura, addirittura ha scritto le Alachot, è uno che sapeva la Torah al contrario, tutto sapeva nella Torah. Cosa ti dice? Che nelle generazioni del Mashiach gli tzadikim non verranno giudicati quanto più stanno attenti al millimetro, verranno giudicati a quanta più emunah hanno, vuol dire quanta più fede hanno, vuol dire che li butteranno nel buco e continueranno a dire no Hashem, io sto con te, non ti mollo. Emunah vuol dire sapere che tutto quello che Dio lo fa per il bene e trovare il bene in ogni situazione. Dice, una persona si crede di essere uno zerbino, uno straccio. Dice, io non valgo niente, io ma sono tzadikim, studia tutto il giorno, no? Bichlano, tutto il giorno una persona pensa di essere uno straccio. Veramente una persona uno straccio. Ma allora cosa devi fare adesso? Ma sei uno straccio, cosa fa? Ti butti qua nell'angolo, scende la pioggia su di te, rimani bagnato nell'angolo? No, ancora di più. Come si dice? Una persona ancora di più deve essere felice, deve dire wow, uno straccio come me, Baruch Hashem, possono pulire per terra, con me possono pulire per terra, possono fare il pavimenti, lo spongia, poi pulire per terra. Ancora c'è qualcosa che viene fuori da me. Sai, Rabbi Nachman ha questo concetto che ha detto ai suoi allievi, ha detto, se avete iniziato a studiare, come per dire, avete iniziato a studiare Rabbi Nachman ha detto, klum mimchen kvar lo ye, cosa vuol dire? Nulla da voi non ci sarà, cioè qualcosa da voi uscirà, il nulla da voi ormai è, avete iniziato a avvicinarvi allo tzaddik, Rabbeinu ci mette così tanta fede dentro, arriverà in cielo a 120 anni, vedranno tutto pieno di bucce, toglieranno sta buccia, questa, questi peccati, quello via, va, togli tutto, rimane un granellino di qualcosa. Rabbeinu ha detto, ormai si è avvicinato a me un granellino, il nulla da voi ormai non esiste più, cioè non c'è, si è avvicinato, il nulla non esiste, solo di questo possiamo ballare 120 anni, chi se ne frega se rimane un pezzo così o un pezzo così, no? Chi se ne frega? Sono una smartuzza, sono uno straccio. Baruch Hashem, ancora dello straccio puoi usare, puoi fare qualcosa. Una minima lo puoi usare. Avraham Avinu ha detto, Anochi afar vaefer, vuol dire io sono polvere. Avraham Avinu addirittura ha detto io neanche uno straccio sono. Perché la polvere non serve a niente. La polvere non puoi crescere. La terra... come si dice, scusa, lui ha detto afar vaefer, vuol dire polvere e cenere. Omer, la terra ancora puoi far crescere qualcosa dentro, metti il seme, ancora può uscire, d'accordo? Ma la polvere, la cenere, non puoi fare niente, manta senza, non fa niente, d'accordo? Omer dice, Avraham Avinu addirittura, Abramo era arrivato al livello che dire, con me non hai nessuno scopo in me, a me non serve a niente, Dice, ma soltanto il fatto che Dio però manda tutti i giorni dei nuovi, come si dice, ogni giorno manda dei nuovi rinnovamenti. Ok, oggi sono così, domani magari mi manda una nuova idea, posso fare qualcosa di buono nella vita, ma non ho idea. Perché a Kadosh Baruch Hu, ogni secondo, ogni rega, vuol dire ogni istante è mashpia, vuol dire che ha influenza tutto il mondo, a tutti, anche ai malvagi, anche a tutte le religioni, non è solo agli ebrei, queste cavolate qua, no, a tutto il mondo continua a fare ashpa, vuol dire che continua a illuminare, d'accordo? A tutti illumina cosa? Con pensieri positivi. Facciamo noi cosa dobbiamo avere? Soltanto una buona antenna, quando noi Baruch Hashem abbiamo i tefilin, no? Abbiamo l'antenna, lo prendi. Ci sono persone che hanno l'antenna però un po' sporca, no? Poverini, questo mondo qua ha l'aria sporca. Qui cosa succede? L'antenna un po' si sporca, allora i pensieri positivi vengono captati, però finché scendono giù un po' si sporcano. Ma in realtà dobbiamo sempre concentrarsi su quello. Una persona come si dice, deve continuare a trovare punti positivi anche se si sente uno straccio. Sono uno straccio. Beh, se mi possono usare per qualcosa.
Ah, pulire il tappeto non è buono. No, è buono, Baruch Hashem, sai quanta gente mette i piedi sul tappeto. Grazie a me le persone possono camminare a piedi scalzi, d'accordo? O no, non pensare anche con la smani, io. Ah, io faccio questo, io la natura dello Yetzer Hara continua a dire tutto. Quando tu dici tu, ti dice sì, ma tu ormai sei così, tu sei così, d'accordo? Quindi se sei così ormai ti è permesso anche far così. Ah, tu ormai fai così, ci sono tanti che mi dicono no, io ed ormai, ma ormai noi diciamo sempre che ormai dobbiamo togliere la mamash dal vocabolario, la parola ormai, perché è il top della la resa. Però anche, cioè, anche ognuno di noi dice sai, non ho pregato la mattina, ormai non prego neanche il pomeriggio, non mi sono svegliato in tempo, no Tazov, ormai non metto i tefillin. No, non metti i tefillin fino al tramonto, puoi mettere i tefillin, ma vai. Ah, sono arrivato in un ristorante, già il ristorante non è kasher, marcia, ma... Ah, già che ci sono, mangio anche la carne, non kasher. No, se il ristorante non kasher, cerca di prendere una roba, no, come si dice, che non andare ancora di più. Non, però la natura delle ristorante dice, ah, ormai sei qui, ah, valeta, tarbezza. No, pigliati in insalata, puoi prendere la frutta. Fate un bel piatto di frutta, almeno perdi un po' di calorie, anche va benissimo. Una persona dice, ah, ormai sono caduto qua, adesso tutto mi è permesso. Cioè tutto quello che è intorno a me mi è permesso. No, è andava a casa. No, nessuna roba ti è permessa. È andava a casa. Come si dice, ogni persona è un disegno di Dio. Ogni istante viene di nuovo rifatto, di nuovo. Che troppo bello. Troppo bello. Ogni istante, quello che è stato ieri, chi se ne frega. Io adesso ricomincio dall'inizio. Arsha, voglio iniziare a servirti e star vicino a te. Come dice uno dei Betlerim, vuol dire nelle storie di Rabbi Nachman, la tredicesima storia, l'ultima, ci sono questi mendicanti. L'ultimo dice, il mendicante cieco dice, io sono così cieco, non ho ancora iniziato a vivere. Vuol dire che non ho ancora visto questo mondo, ancora non ho iniziato a vivere. Ogni istante sveglia la mattina, oggi incomincio a vivere, oh, che vita bella, no? Una persona è sposata, abbiamo detto diverse volte, ma ti sposi. Non è che una persona si sposa e dice, wow, sono stato pazzo quel fatidico giorno, no? Quel fatidico giorno mi sono sposato, sai come dicono che ogni uomo ha bisogno di una scintilla di pazzia per sposarsi. Ok, ho avuto quella scintilla di pazzia, mi sono sposato, ma ciao. No, ogni giorno tu decidi di essere sposato. Tu ogni mattina ti svegli, dici Modeani, poi chiedi a tua moglie, amore, mi vuoi sposare? Dice che dai, molla. Oppure dice a te stesso, dice oggi decido di essere sposato. Ogni giorno fai la mitzvah che sei sposato. Quindi ogni giorno puoi iniziare a cantare, Simman Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Andiamo avanti domani.